arrivati un po' lunghi, quindi cercherò di essere telegrafico, soprattutto quando dovrei dire cose che sono state già dette. Sapete più o meno tutti dove si trovano le Egadi, quindi al largo della costa trapanese, nella parte settentrionale del canale di Sicilia, e sono interessate dall'area marina protetta, dalla riserva marina più grande del Mediterraneo, 54.000 ettari, istituita nel 91, gestita dal comune di Favignana per conto del padrone di casa oggi, il Ministero dell'Ambiente. E perché l'area marina protetta più grande del Mediterraneo? Perché c'è la prateria di Posidonia più grande del Mediterraneo, a detta degli addetti ai lavori probabilmente anche quella meglio conservata e che svolge le funzioni che sono ben note, che sono già state enunciate più volte, ma sottolineo soprattutto la funzione ultima che va sottolineata di questi tempi della prateria di Posidonia oceanica, cioè quella di mitigazione dei cambiamenti climatici. È il principale elemento di produzione ossigeno e di assorbimento CO2 del Mediterraneo. Sapete che uno studio di Geoscience ha dimostrato che assorbe CO2 e produce ossigeno 2,5 volte a parità di estensione, quello che fa una foresta tropicale emersa. Quindi è l'Amazzonia del Mediterraneo. Alle Egadi questa Amazzonia del Mediterraneo raggiunge i suoi record. Oltre alla maggiore estensione possibile, le foglie raggiungono la massima lunghezza assoluta e cresce addirittura a meno 52 metri, record registrato alla Secca del Toro. Quindi pensate, una pianta che fa la fotosintesi con sopra una colonna d'acqua di 52 metri. Alle Egadi questo ecosistema è chiaramente contrastato e impattato dalle attività umane, le attività antropiche. È un arcipelago a fortissima vocazione turistica, ma anche a vocazione socio-economica. Attività subacquee, 8 diving center, ben 77 siti di immersione nell'area marina protetta, pesca ricreativa che l'Università di Palermo stima avere uno sforzo di pesca occulto che è il doppio di quello della pesca professionale, solo alle Egadi 3.000 autorizzazioni di pesca ricreativa, turismo balneare con 700.000 arrivi l'anno, arcipelago tutti i residenti sono appena 4.000, nautica da diporto con presenze nei fine settimana estivi anche di 1.000 barche alla fonda. In più alcune delle marinerie di pesca più agguerrite d'Italia, per un totale di oltre 160 barche, 21 delle quali autorizzate fanno anche pesca a strascico e pesca a grande circuizione. Sto citando solo quelle autorizzate, ce ne sono almeno altrettante non autorizzate, alcune delle quali neanche monitorabili perché non dispongono di blue box, essendo sotto i 15 metri di lunghezza. Quindi l'agire dell'area marina protetta a tutela di questo posidonieto è andato soprattutto su misure di contrasto passivo. Dato che il problema della strascico illegale sotto costa è una piaga di tutta la Sicilia occidentale, ma non solo della Sicilia occidentale, è una piaga italiana, anche chi mi ha preceduto ha appena parlato di questo fenomeno anomalo, difficile da spiegare in ambito internazionale, cioè la pesca sotto costa vietata all'interno della batimetria di 50 metri in tutta la comunità europea, in Italia è vietata, ma misteriosamente avviene, senza che di fatto in questi anni lo Stato e gli organi competenti abbiano portato in atto attività di contrasto sufficienti. L'unica soluzione invece di giocare a guardie e ladri con le motovedette delle capitanerie di porto che inevitabilmente arrivano sul posto e trovano le barche a strascico già che hanno finito di fare quello che stavano facendo è la deterrenza passiva, quindi il posizionamento dei dissuasori antistrascico già citati anche da chi mi ha preceduto. In particolare alle Egadi abbiamo adottato il dispositivo StopNet, che è un brevetto mondiale italiano di un modulo ripopolante, vale a dire realizzato in cemento armato sea friendly con lo stesso pH del mare, con rugosità sulla superficie che facilitano l'attecchimento degli organismi. Il posizionamento di questi dissuasori in 5 anni, dati blue box alla mano, ha portato a risultati eccezionali con la riduzione dell'85% degli abusi, a dimostrazione che i dissuasori funzionano e come.
nelle aree dove sono stati posizionati. Paradossalmente abbiamo avuto recentemente una concentrazione degli abusi nelle zone rimaste dell'area marina protetta dove non sono posizionati, e li stiamo posizionando in quella zona proprio in queste settimane. Sempre si è parlato del problema quindi dello strascico, l'altro problema è l'ancoraggio del diporto. Per questo nelle aree marine protette da quasi 10-15 anni vengono realizzati i campi ormeggio per la nautica da diporto. Vedete nella slide l'inquietante immagine di un'ancora che si porta dietro un bel po' di posidonia. A Leghede abbiamo realizzato il più importante dispositivo di campi boe per la nautica d'Italia, 17 campi boe per un totale di 180 cavitelli distribuiti in quelle che l'area marina protetta ha battezzato come aree sensibili. Sono zone quindi dove c'è posidonieto o in regressione o in particolari condizioni di naturalità, quindi o da difendere perché è molto importante o da difendere perché è in grande difficoltà. E i risultati a 5 anni di gestione di questi campi boe sono molto promettenti, perché c'è un gradimento eccezionale da parte dei diportisti che non si lamentano più per il divieto di ancoraggio, ma anzi dicono: come mai non si fanno i campi boe anche in altre zone d'Italia? Oltre al discorso della tutela, sulla posidonia oceanica, le aree marine protette, che di cui mi piace raccontare in questa sede la loro vocazione di essere laboratorio, quindi noi non siamo semplicemente i custodi di alcune zone tutelate, ma siamo soprattutto luogo di sperimentazione di buone pratiche di gestione sostenibile della fascia costiera. E, sul fronte della valorizzazione della posidonia oceanica abbiamo realizzato alcuni progetti con l'Enea. Questo si chiama Medonia ed è una coda del progetto Gerin, che poi descriverò più tardi, dove c'è stato anche un tentativo di trapianto di posidonia. Vede patrocini importanti, tra cui quello del Ministero dell'Ambiente, è realizzato insieme al Dipartimento di Design dell'Università La Sapienza e vede come partner tecnici 3 aziende leader italiane. Cosa è stato fatto con questo progetto? La raccolta e il riuso della biomassa spiaggiata come risorsa attiva per il miglioramento della balneazione, quindi questa biomassa viene inserita all'interno di sacche contenitive realizzate in plastica riciclata e riciclabile, che poi queste sacche vengono poi utilizzate per migliorare la fruibilità delle aree rocciose, oltre che essere utilizzate come zone d'ombra per i bagnanti. In questo modo si ha una gestione sostenibile della posidonia spiaggiata, rimuovendola dalle spiagge temporaneamente, riempiendo queste sacche che vengono svuotate a fine stagione. Quindi a fine stagione la posidonia torna in luogo, in sito, per svolgere quell'azione di protezione antierosione che ben conoscete. Queste sono alcune slide che fanno vedere i cuscini che sono stati realizzati. È un progetto di design che è stato premiato con passo d'oro per alcuni aspetti, e questi sono anche i telai balneari che abbiamo realizzato, che sono stati gestiti da alcuni operatori privati delle isole. La valorizzazione della posidonia è anche l'utilizzo dei principi attivi della posidonia nella fitocosmesi. È stata realizzata una linea Maressenzia di fitocosmesi con una start-up che ha un capitale sociale di 500.000 euro, quindi non uno scherzo, che ha iniziato la commercializzazione in tutta Italia di un brand, quindi di prodotti a base di posidonia con il marchio dell'area marina protetta. Quindi diciamo anche con un beneficio economico per la faticosa gestione dell'area marina protetta. Come sapete, i fondi scarseggiano. Veniamo al tema più attinente al progetto Life Se Posso, di cui fra l'altro volevo fare i complimenti per l'impostazione e per l'utilità. Mi fa molto piacere essere qui, mi fa molto piacere che esista questo progetto. Si sente un gran bisogno di progetti di governance di questo tipo. C'è bisogno di coordinarsi, c'è bisogno di trovare metodi di valutazione, di testare le tecniche di trapianto e le tecniche di gestione della posidonia, e le aree marine protette sono un luogo ideale dove fare questi test. Noi adesso vi descriverò due metodiche che sono state portate a termine nelle Egadi, ma non è che le abbiamo fatte perché ci piacevano più delle altre, sono quelle che abbiamo realizzato perché da noi sono venuti prima l'Enea e poi il CNR a dirci che volevano testare queste metodologie. Quindi noi ci candidiamo anche per il prosieguo del progetto, per essere ancora una volta luogo di sperimentazione. Il progetto Gerin è il progetto da cui è maturata l'esperienza che vi ho già descritto di Medonia, quindi il reimpiego della posidonia dopo essere stata rimossa con tecniche sostenibili.
Ed è stato fatto un esperimento di ripiantumazione sul fondale con tecniche a bassissimo costo, con le famose geostuoie o biostuoie, che dir si voglia, ancorate al fondale con blocchi di calcarenite, che è la pietra locale, quindi diciamo la stessa che poi genera le spiagge e le sabbie delle Egadi. Questo progetto, fra l'altro, è stato premiato al Green Coast Award del 2013 ed è un brevetto in possesso dell'Enea, responsabile scientifico Sergio Cappucci. Lo spostamento ex situ in ambiente sommerso, qui vedete alcune slide, è stata fatta una riqualificazione di 24 metri di intramatte e sono state posizionate delle piantine di posidonia oceanica sulle biostuoie per il ripristino della prateria madre. Il monitoraggio degli esiti di questa prima piantumazione molto sperimentale è tuttora in corso, anche se abbiamo da subito registrato dei problemi sull'attecchimento al fondale, anche perché era stata scelta una batimetrica probabilmente troppo superficiale, attorno ai 10 metri. E, anche se devo dire un altro dei problemi rilevantissimi di questi interventi di trapianto, che è stato già evidenziato molto bene, è dove andarli a fare per evitare che poi le attività antropiche dell'ancoraggio o dello strascico vadano a intercettare queste aree. È ovvio che pensare a interventi di questo tipo, che hanno fra l'altro costi rilevantissimi, senza una adeguata protezione e controllo è assolutamente, in termini di costi benefici, fallimentare. Fabio Badalamenti, che ha già parlato prima di me di governance della Posidonia, ha avviato da noi col suo gruppo di ricerca anche un reimpianto sperimentale a maggio del 2016. Il trapianto è stato di 258 piantine che erano cresciute all'interno di vasetti di plastica, alcune sono cresciute, la metà su ciottoli, l'altra metà su ciottoli e lana di roccia. Ecco le immagini, diciamo, delle fasi di preparazione, trasferimento e posa in mare delle plantule trapiantate. Questo è lo schema, diciamo, della densità e della tipologia di griglia che è stata realizzata, quindi diciamo con diverse densità, diverso substrato e diverso numero di piantine, e i risultati di questa sperimentazione sono tutti da verificare, perché appunto con Fabio stiamo aspettando l'occasione buona per andare a fare le immersioni subacquee e verificare la situazione. Chiudo a questo punto dicendo che su due temi mi piace fare un ultimo passaggio. All'Egadi è prevista, passata in commissione VIA, l'approvazione del progetto di messa in sicurezza del porto. Noi abbiamo fatto inserire nelle misure di compensazione di questa importante infrastruttura, un intervento piuttosto importante che impatta su un bel pezzetto di Posidonieto, sia misure di trapianto, sia misure di ampliamento dell'area marina protetta e del SIC, e sia misure di protezione passiva del Posidonieto esistente. Per intenderci, abbiamo valutato che tutelare con i dissuasori 12.500 ettari di Posidonia fosse economicamente più vantaggioso che realizzare, diciamo, un tentativo di trapianto che sarebbe stato anche maggiormente oneroso dal punto di vista economico. Tuttavia abbiamo inserito anche la sperimentazione dei trapianti, con qualunque metodologia sarà possibile farlo, tra le misure di compensazione che abbiamo inserito. Altra compensazione importante che abbiamo messo, abbiamo previsto l'ampliamento dell'area marina protetta di circa altri 1.000 ettari, tutti su Posidonieto, sia per il SIC a mare, che è il più grande del Mediterraneo, sia per l'area marina protetta. In questo modo, automaticamente, con le misure del porto, che porteranno probabilmente alla distruzione di 10 ettari di Posidonia, già in partenza abbiamo altri 1.000 ettari di Posidonia tutelati. Grazie.